Al Mamma Non Mamma di Salerno si respira un'euforia simile a quella del carnevale. Guardiamo insieme le immagini. Carlo il Vigile, ciao! Io sono talmente ammaliata da questa cosa. Diciamo che a quest'ora di notte, che cosa si fa qua? Bunga bunga. Il? Bunga bunga. Bunga bunga. Bunga bunga, ma non solo a quest'ora. Abbiamo inaugurato la saletta. A tutte le ore. A tutte le ore, il bunga bunga, a tutte le ore, il divertimento a 360 gradi, ragazzi. Qui al Mamma Non Mamma con due sale, ma che dico due? Ma la senti? Ma quante ne volete? Ho sentito. Dico bene, principe? Dici benissimo. Allora, però io devo... Dove è andato Sabatino? Io però devo fare un po', un attimo, un paio di illustrazioni e voi correggetemi se sbaglio. Allora, ieri abbiamo inaugurato, ovvero venerdì 4, il venerdì latino americani. Poi sabato. Il sabato abbiamo due sale, tre, quattro, quante ne volete, perché potete mangiare, bere, ballare e se volete preferire anche una musica diversa, anni 70, 80, di giù di là, potete andare nella saletta. E fate anche bunga bunga. Nella saletta praticamente sulla destra appena entrate. Andiamo a dire la novità per Paolo di venerdì. Per Paolo è del venerdì, chi parla del venerdì? Oggi pomeriggio io e lui, la vogliamo dire? Allora, vi interrogo, dilla. Che succede il venerdì qua? Al Mamma Non Mamma ci sono tre serate. Venerdì, sabato. Nel venerdì, stringi. No. Venerdì abbiamo inaugurato venerdì scorso il Latino Caraibico. Venerdì. Un grande successo, scuole Odette. Marco Palumbo. Stringi. Che succede venerdì? Fallo ballare. Ti dobbiamo ringraziare. Odette, Marco Palumbo e Massimo Latin Group. I tre grandi del latinoamericano a Salerno. È una novità che abbiamo studiato oggi pomeriggio, io e Sabatino, nella sala anni 70. Comincerà il tango argentino. Attenzione. Ma voglio ballare! Vogliamo parlare anche delle altre due serate. Parliamo, vai. Il sabato c'è la sala anni 70 con il DJ che non possiamo nominare, Ettore Marino, sala discoteca, ristorante e pizzerie. La domenica anni 70 e 80 è una sala liscio che abbiamo solo qui a Salerno, molto ampia, bella, ingresso solo 5 euro. Il venerdì lo abbiamo già detto. Essere allegri non significa essere felici. Allora, io vorrei rispondere a questa cosa che ha detto Antonio. Antonio, ti voglio bene, ciao. Però io vorrei un attimo ribaltare questa cosa. Essere felici significa essere allegri, soprattutto qua. E che stai? Ciao. Questo è veramente...